Questa antica statua di San Nicola, come possiamo leggere da questa epigrafe, donata dalla Basilica di Bari a ricordo e ad auspicio per la protezione dei marinai. La Pia Associazione di San Nicola in Roma pose nel maggio del 1931. La statua di San Nicola, di provenienza ortodossa in travertino, è alta circa 1,3 m e pesa circa 15 quintali. Fu donata dalla Turchia alla città di Bari in quanto gli abitanti avevano eletto San Nicola loro protettore. Dato che i cittadini di Bari al tempo della donazione avevano costruito una nuova statua, nell'anno 1928 pensarono di mandare la vecchia scultura a Roma, in Vaticano. Quando nel 1933 fu terminato l'attuale villaggio dei pescatori e fu aperto il parco della Pineta di Castelfusano e le strade attigue, la statua insieme agli abitanti del vecchio borghetto da Torre Piastra fu trasferita dove si trova tuttora e da allora San Nicola ha continuato a proteggere tutti i pescatori e le loro famiglie. Quando nel 1904 Paolo Orlando arrivò su questo territorio, Paolo Orlando è il fondatore di Ostia, gli abitanti del villaggio dei pescatori erano in alcune baracche a poche decine di metri da qui. Per interessamento della scrittrice, allora molto nota, Margherita Sarfatti, i pescatori non furono rimpatriati e furono realizzate queste case in muratura per volere di Benito Mussolini. Eravamo negli anni 30, precisamente nel 1931. La chiesa del borghetto dei pescatori, intitolata San Nicola di Bari, fu ricostruita nel 1951 con il rimborso dei danni del secondo conflitto mondiale.